possibile fare, sfruttare la bellezza per farla diventare motivo di economia, insomma, per far girare l'economia, per produrre dei profitti per il territorio in cui si trova. La bellezza in buona parte d'Italia è già motivo di economia, si tratta di razionalizzare le modalità con cui questa bellezza può essere messa a disposizione delle popolazioni per favorire uno sviluppo sostenibile. Il tema della governance è al centro di questo nostro dibattito, così come è al centro del nostro dibattito l'esigenza di una continuità nel tempo dell'impegno, non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche di tutta la popolazione che naturalmente tiene molto al valore identitario del patrimonio del proprio territorio. E in un territorio come il Friuli Venezia Giulia, dove ci sono anche diversi siti UNESCO, questo può essere anche un valore aggiunto, insomma. È sicuramente un valore aggiunto. Il sito UNESCO è un sito che rappresenta un'eccellenza mondiale ed è un valore aggiunto che ha un valore mondiale anche dal punto di vista della conoscenza. I siti UNESCO sono conosciuti in tutto il mondo, è la convenzione più importante che l'UNESCO ha mai prodotto nei tanti suoi anni di attività, quindi è già un brand, un marchio rilevantissimo che da solo può portare a uno sviluppo economico legato sulla qualificazione del patrimonio.